come problema il fatto che ci sia questa specie di enorme cane che si morde la coda, per cui dobbiamo difenderci, ma per difenderci ci abbiamo fino ai denti. E appunto volevo dire che anche le iniziative che sono state fatte, prima sono fatto riferimento veloce, cioè anche molto veloce, hanno individuato la NATO come una qualcosa da mettere assolutamente in discussione. E da questo punto di vista penso che diciamo, le anime sensibili devono imparare a parlarsi bene, perché è davvero il gioco, proprio il futuro delle generazioni, intesa proprio nel senso anche proprio dei diritti delle generazioni future. Grazie. Milano, scusa, velocissima, che diventa purtroppo l'emergenzismo è ormai fisiologico, per cui ad esempio a me è piaciuto moltissimo che dopo l'attentato in Pakistan non ci sono stati presidi. Diventa importante che si cominci a dire che non sono vittime di serie A e di serie B, per cui a Bruxelles scegliamo, diventa importante perché sono delle cose che per noi magari sono normali, ma evidentemente non lo sono tutti, quindi magari riuscire a organizzare anche velocemente e simbolicamente per questi altri attentati nell'altra parte del mondo, perché non sono vittime di serie B. Mario risponde anche su TTIP adesso. Sulla compagna che è intervenuta, chiedo subito, qua come Comitato contro la guerra di Milano, che lavora insieme alla guerra non è altro. Vorrei essere molto chiaro. Noi, quando gli intellettuali del Festival di Venezia hanno lanciato la marcia degli scalzi, abbiamo subito pensato che combattere una battaglia come quella che si è illustrato Giubbetto Chiesa, scalzi, senza scarpe, era impensabile. Anche io so per questo. Non c'è alcun dubbio. Anche io per la scarpe. E dunque noi non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai per un motivo. Se succede una cosa al Bacco, una cosa in Pakistan, o un'altra cosa, che ne so, vicino a Carmichael, quella stessa giornata, cosa faremo? Faremo un presidio nella stessa giornata per tutti e tre, oppure lo scambieremo, perché ognuno di questi è un paese che ha una dignità che viene colpito al cuore. Noi non potremo mai ancora. E sono convinto che anche Franco su questo sia d'accordissimo. No, noi dobbiamo mirare al bersaglio grosso, noi dobbiamo andare sull'informazione, perché quella ci potrebbe dare elementi, muscoli e gambe, nella misura in cui la mettessimo in discussione, per poter ampliare il recinto. Noi qui stasera abbiamo una missione principale, quella di ampliare il recinto. È per quello che parliamo con i cattolici e siamo convinti e siamo contenti di fare. Sul nuovo ci mancherebbe, abbiamo fatto vedere Firenze e abbiamo sotto la braccia in Casa Rossa, perché non siamo insensibili, ci mancherebbe. Gentilmente sei pregato di lasciare il banchetto il tuo riferimento, perché tu sul muoio sei troppo lunga e quindi avere un riferimento qui che si rapporti con noi, accomodati se vuoi farlo. Grazie. Grazie. Vorrei riprendere brevemente l'intervento che è stato fatto dal sindacalista della Unione, che ci ha ricordato la difficoltà di una battaglia che, anche se vuole ovviamente e deve restare nell'ambito sindacale, cioè il difendere i diritti fondamentali dei lavoratori, non può astrarsi da una realtà come quella che sta mutando sotto i nostri occhi, qui fanno parte dei nostri. C'è stato un accenno, per esempio, che ha fatto, è importante, quando ha detto che abbiamo perso terreno e l'abbiamo perso. E l'abbiamo perso perché a un certo punto non solo il sindacalismo, ma c'era una vera sinistra in Italia, c'era una spinta reale delle masse, dei cittadini che conquistarono diritti reali, sacrosanti, non li strapparono, diritti che devono appartenere a chi lavora. E furono raggiunte conquiste notevoli. Bene, che cosa è avvenuto da allora? Che cosa è avvenuto da allora? Nel mentre le stragi tessevano la nuova trama, mi riferisco all'intervento iniziale di Cosimato, furono tutti strumenti per colpire
le parti più avanzate della classe operaia per decapitare, non so, alla Fiat il movimento sindacale, eliminando via via gli elementi più combattivi. E poi ancora più pericoloso è quel meccanismo che è stato detto, la conquista degli elementi, purtroppo la disgregazione, la perdita di orizzonte e poi cercare di difendere il difendibile, ma di trincea in trincea, arretrando sempre di più, ma perdendo, questo è secondo me la cosa più grave, la visione dell'insieme. Questo perché? Perché non c'è più una avanguardia che guida, che dà una visione strategica, perché manca questo. E allora ecco che secondo me la cosa più grave non è perdere una battaglia, perché noi quante ne abbiamo perdute di battaglie, ormai abbiamo la pelle dura, perdere però una battaglia acquistando nel frattempo nuova coscienza del perché l'abbiamo persa, di cosa bisogna fare per affrontare la successiva, vuol dire in effetti non aver perso la guerra. Quando invece la guerra intendo di classe, quando invece si disgrega la visione complessiva, allora si perde totalmente la prospettiva. E cioè, vi faccio un esempio, sindacato, è o non è una questione anche del sindacato? Il fatto che l'Italia spende, secondo i calcoli del SIPRI di Stoccolma, il prestigioso istituto mondiale che calcola la spesa militare, l'Italia spende 75 milioni di euro al giorno. 75 milioni di euro al giorno l'Italia spende nel militare. Secondo la NATO sono meno, dice, ma saranno 52 milioni, le cifre NATO ufficiali danno 52 milioni. In effetti il SIPRI calcola anche le spese extra bilancio della difesa, per cui calcolano la spesa reale, 75 milioni di euro al giorno, in un'Italia in cui dietro il fumo del Jobet continua a aumentare la disoccupazione reale, il precariato, in cui il 13% secondo i dati Istat della popolazione è in povertà relativa, sono 8 milioni di cittadini italiani, di cui il 7%, circa 4 milioni, sono in povertà assoluta. In quest'Italia in cui mancano strutture per la sanità, per la scuola, per altro, si spendono 75 milioni di euro al giorno e sono l'inizio, perché gli Stati Uniti ormai stanno premendo per un aumento ulteriore della spesa militare di tutti i paesi NATO, che sarà inevitabile. L'obiettivo italiano, lo sapete quale sarà? Perlomeno 100 milioni di euro al giorno, 100 milioni di euro al giorno. Queste cifre sono documentate e su queste cifre noi dovremmo dare battaglia su tutti i piani, sia sul piano ovviamente dell'informazione primo, ma anche nelle fabbriche, negli uffici, nelle scuole, dovunque c'è una presenza.